Buongiorno, nel 1895 i fratelli Lumière inventano il cinema, la settima arte, e mi piace in questa stagione decidere di usare le immagini in movimento come filo conduttore delle nostre conferenze stampa, perché credo che le immagini che vedremo sul campo saranno cose che potranno imprimersi come se fossero un film nel tempo futuro, come se fossero buoni ricordi. E la prima pellicola che vi invito a vedere e che mi serve da spunto è L'attimo fuggente con regista Peter Weir e un meraviglioso Robin Williams nella parte del professor Keating, che a un certo punto del film sale su un tavolo, parla ai suoi ragazzi, gli dice che il linguaggio si è sviluppato con uno scopo e salendo sul tavolo gli chiede perché lui sia su quel tavolo e dice di guardare le cose da angolazioni diverse. E finisce dicendo: osate cambiare, cercate nuove strade. E le nuove strade sono quelle che, secondo me, noi dobbiamo trovare come Pallacanestro Cantù. Sono nuove strade perché abbiamo un nuovo campionato da affrontare. Sono nuove strade perché ci sono nuovi giocatori. Sono nuove strade perché dalla disperazione di una retrocessione dobbiamo avere la forza di fare il primo passo verso un futuro che sia di nuovo pieno di soddisfazioni. E questa è la ragione per cui bisogna fare un primo passo. E il primo passo deve essere osare, come diceva il professor Keating nell'attimo fuggente. A proposito di primo passo, coach, pronti via e alla prima di campionato è subito Cantù Capodorlando. Il tuo presente contro il tuo recente passato. Che partita sarà per Marco Sodini? Beh, sarà una partita particolare, tra l'altro è un arabesco del destino. Voi sapete che io ho dichiarato di avere la squadra più forte degli ultimi 15 anni, ma non sapete che Capodorlando 16 anni fa vinse la A2 facendo 27-3 in stagione regolare. Per cui al di là del fatto che sarà emozionante vedere persone con cui ho lavorato e Capo ha lasciato un ricordo indelebile soprattutto nella gente, nelle persone, nel calore siciliano, ma nel calore siciliano e nella disponibilità nei miei confronti. È chiaro che poi quando si entrerà sul campo bisogna pensare al presente, che deve mettere radici nel domani, quindi un minimo di emozione, ma un minimo di emozione controllata, mettiamola così. E al di là del debutto speciale con l'Orlandina, c'è sempre tanta emozione appunto per un esordio. Cosa si deve fare per approcciare il campionato nel modo giusto? Beh, sai, io sono un giovane vecchio, per cui la prossima è la mia 28ª stagione, se non sbaglio. E quindi c'è la consapevolezza che per approcciare un campionato in maniera giusta bisogna fare le cose per bene prima di cominciare il campionato, come credo che abbiamo fatto nel modo migliore possibile, e poi avere la lucidità e la serenità di sapere che quasi sempre, e per noi questo è assolutamente vero, ci sono gruppi nuovi che hanno bisogno di un'amalgama. Io non sarò certamente contento, i ragazzi non saranno certamente contenti della qualità di pallacanestro che produrremo perché vogliamo sempre fare qualche cosa di più, ma serve la serietà di poter ridere anche nei momenti difficili. Questo è quello che mi aspetto che serva per fare un campionato di alto livello. Ultima domanda, che avversario affronterà Cantù questa domenica e cosa ti aspetti vedere dai tuoi giocatori? Affronteremo una squadra giovanissima e bella frizzante, è una squadra che ama correre in velocità e sono permeati di sconsiderazione, di sconsideratezza e purtroppo c'è un'orogenesi perché è un progetto che è partito con me, ma Marco Cardani è un ottimo allenatore e sta portando avanti alcuni temi che comunque erano stati sviluppati. Sono una squadra abbastanza poco prevedibile perché prendono tiri anche fuori da ritmi normali. Quello che mi aspetto dai miei ragazzi è che abbiano la massima consapevolezza di quello che deve succedere sul campo e credo che sarà così, e la feroce determinazione di chi ha cominciato un percorso e proprio in questo percorso ha coscienza di quale debba essere il primo passo. Quindi il primo passo deve essere attenzione, specialmente con una squadra imprevedibile.